Domenica qui a Città del Vasto si svolgeranno le finali dei campionati regionali. Parteciperanno tutte e quattro le province abruzzesi, Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo. Ci saranno le categorie che si affronteranno, categoria A che è il massimo livello, la categoria B, la categoria C e poi abbiamo anche la categoria femminile. Questi eventi si svolgeranno tra San Salvo, Vasto e Ortona. Qui poi sarà la sede finale, Città del Vasto. E la cosa è molto, diciamo, è molto bella, va seguita. E questi atleti praticamente si aggiudicheranno il podio per andare a effettuare i campionati italiani a Vicenza nel mese di ottobre. L'11 ottobre giocheranno a Vicenza. E comunque Città del Vasto è una bella realtà, conta anche tantissimi giocatori di beach bocce, è un'attività che viene svolta al mare. Il movimento sta crescendo, abbiamo avuto una perdita perché col Covid purtroppo abbiamo avuto un sacco di si sono allontanate, le persone sono allontanate, abbiamo avuto anche tante perdite. Comunque, attualmente nella provincia di Chieti abbiamo 9 società bocciofile affiliate, tra Chieti, Ortona, Lanciano, Vasto, San Salvo, Francavilla. E abbiamo circa 1200 tesserati, di cui 800 saranno atleti di buon livello. E anche Città del Vasto ha degli ottimi atleti. Facciamo i complimenti a questa società che quest'anno ci ospiterà appunto per i campionati regionali. Un investimento importante di diverse migliaia di euro fatti negli ultimi mesi su una struttura che naturalmente garantisce incontro, socialità, sorriso, incontro tra i giovani, meno giovani, gli anziani, insomma una struttura fondamentale per chi ha necessità naturalmente di fare sport, di fare un determinato sport e di socializzare. Abbiamo rifatto i campi, gli spogliatoi, i bagni, il tetto, l'impiantistica, insomma abbiamo scommesso su quella che sicuramente deve essere un attrattore per la città e da diverso tempo non solo è un attrattore per la città ma anche per città di fuori regione o della regione stessa. Domenica ci saranno i campionati regionali, in altre occasioni ci sono stati eventi importanti, gente che viene da ogni dove, per cui è stata una scommessa vinta che ci rende orgogliosi della scelta fatta.